è un posto contendibile, non è blindato perché sappiamo che la blindatura spetta soltanto a Luciano D'Alfonso e a Michele Fina per quanto riguarda proporzionale Senato e Camera. È un posto contendibile, un posto di prestigio per non soltanto Teramo ma per tutta quanta la provincia teramana, che in questi anni, diciamo, ha un pochettino sofferto la mancanza di rappresentanti. Quindi ci mettiamo in gioco con tutte le forze disponibili per ottenere un risultato per la nostra città e per il nostro territorio. Il Partito Democratico di Teramo è un partito compatto, quindi siamo una vera e propria comunità politica che ha fatto un percorso, lo sta facendo insieme ovviamente con tutte le altre federazioni e con il nostro segretario, per arrivare in una e per strutturare questa coalizione che sta prendendo forma e che sicuramente saprà dare un grosso contributo per il proprio territorio. Sì, non possiamo nasconderci assolutamente dietro un dito. Sappiamo che ci sono questi obiettivi e queste partite importanti, che sono innanzitutto il Comune di Teramo alle prossime amministrative e poi a seguire la Regione Abruzzo, e quindi è fondamentale che ci sia dietro un lavoro partitico importante, così come c'è stato nelle amministrative precedenti e anche alle regionali precedenti, dove siamo riusciti ad esprimere due consiglieri regionali e anche l'appoggio indiscusso di Abruzzo in Comune con Sandro Mariani. Quindi il territorio in questi casi risponde. Il Partito Democratico c'è in Abruzzo, c'è a Teramo, ed è giusto che faccia sentire la propria voce su quelli che sono i temi fondamentali per il nostro territorio, recependo quelli che sono i temi che sono stati lanciati da Letta qualche giorno fa. E questo sarà il nostro lavoro e il nostro obiettivo: lavorare per il territorio, al di là, e noi ci auguriamo che sicuramente sarà un risultato positivo, di quello che sarà il risultato.